Saranno dunque quattro i candidati alla competizione elettorale per la presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo. Gli abruzzesi saranno chiamati a scegliere tra Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia, che guida la coalizione di centrodestra sostenuto da 6 liste, Giovanni Legnini, ex sottosegretario del Partito Democratico ed ex vicepresidente del CSM per la coalizione civica appoggiata anche da liste di centrosinistra, sostenuto da 8 liste, Sara Marcozzi, consigliera regionale uscente del Movimento 5 Stelle, candidata a presidente dei Grillini con una lista, e Stefano Flaiani, avvocato 47enne di Alba Adriatica per Casa Pound, anche quest'ultimo con una lista. Le operazioni di consegna delle firme a sostegno delle liste negli uffici circoscrizionali costituiti nei tribunali dei capoluoghi di provincia di ciascun collegio elettorale e nell'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello si sono concluse a mezzogiorno. I primi a consegnare la candidatura alla Corte d'Appello sono stati ieri pentastellati. A seguire questa mattina si sono presentati i delegati per Marsilio, per Legnini e infine per Flaiani. Non ce l'ha fatta a raccogliere le firme l'esponente di Potere al Popolo, Maurizio Acerbo. È proprio sul candidato di Casa Pound l'elemento sorpresa, essendo riuscito a consegnare in tempo tutte le firme negli uffici circoscrizionali dei tribunali di tutte e quattro le province. Sentiamo il delegato alla presentazione della candidatura proprio di Flaiani, l'avvocato Maurizio Dionisio. È andata molto bene, un grande sforzo organizzativo per rispondere a tutte le incombenze burocratiche che la norma impone. Pensate voi che a sostegno di una lista almeno 1500 firme di sottoscrittori per ognuna delle quattro province. Quindi un grande sforzo organizzativo che poi confluisce sulla lista regionale che viene presentata qui nella Corte d'Appello dell'Aquila. Gli aspetti burocratici sono stati curati e riteniamo che tutto possa andare per il meglio. Beh, veramente siamo arrivati in ampio termine, mi pare di ricordare a me stesso che uno degli ultimi candidati era appunto quello del centro-sinistra, ho visto che i delegati per la lista si appropinquavano proprio all'ultimo, quindi in realtà siamo in buona compagnia tra gli ultimi. Adesso che cosa bisogna ancora attendere? Gli uffici che trafila dovranno seguire? Adesso verranno esaminati tutti gli incartamenti di ogni singola lista, i funzionari della Corte d'Appello verificheranno la rispondenza delle liste di sottoscrittori con i certificati elettorali, dopodiché fra 48 ore i delegati di lista verranno avvertiti della missione e si procederà al sorteggio della posizione sul manifesto elettorale.